Il delirio creativo, ci occupiamo del laboratorio teatrale che verrà condotto da Federica Palo, che è qui insieme a Silvia Romano e Martina Coppito, perché sarà teatro, teatro danza e canto. Noi ci teniamo a dirlo, prima di tutto i nostri principali utenti saranno gli ospiti di questo luogo. Questo luogo è una comunità di recupero che esiste da una vita e Rosario Fiorenza, che lo tiene, offre un pane importante per le persone che sono qui, un grande e importante aiuto materiale e anche spirituale. Noi, il nostro intento è provare ad aggiungere qualche fiore a questo pane, per provare a nutrire un po' le anime che sono un pochettino trascurate dalla nostra società. Insieme a loro ci rivolgiamo a tutto il quartiere e a chiunque assolutamente vuole venire. Noi non facciamo laboratori solo per una categoria di persone, ma per tutte le donne, uomini, ragazzi, bambini.